pagina Instagram che si chiama I Pensieri Richiamati, mi ha scritto e mi ha detto: posso mandarti un regalo per Tommaso e Caterina? Certo, io ho detto grazie, mi farebbe tantissimo piacere, e ho ovviamente ripreso l'unboxing di Tommaso e Caterina che tra poco vi metto. Nel frattempo vi faccio vedere che, mamma, bellissimo, e però ve lo faccio vedere con l'unboxing loro che cos'è. E a me invece hanno mandato questi a sorpresa perché non me l'avevano detto che mandavano un pensierino anche a me. Mi hanno mandato dei bellissimi sottopiazzi a tema natalizio, ma hanno veramente, sono andata a vedere la pagina, tantissime fantasie, sono ovviamente sfoderabili, quindi fantastico perché si possono lavare e intercambiare quando non è più Natale, ovviamente si possono mettere delle altre fantasie belli. Mi mancavano dei sottopiatti, se uno non vuole usarli per mangiare può usarli anche per il cenone di Natale, metti questo e poi metti sopra il piatto da portata. Secondo me davvero può rendere la tavola molto molto carina ed elegante. Grazie, pensieri richiamati. Vi lascio con l'unboxing di Kate e Tommy che ho registrato 10 minuti fa, adesso loro sono usciti di corsa che avevano un appuntamento, e fatemi sapere se vi piacciono. Questo è un regalino che vi manda i pensieri richiamati. È una cosa che serve da aiutare Babbo Natale. Adesso potete aprirla e poi mi dite secondo voi a cosa serve. Vai, vai, vai. Ripetiamo per la carta. Un sacco. Con scritto il mio nome. Wow, faccelo vedere, Tommy, giralo. Che bello! Anche il tuo, Kate? Opla! Un È del 25. auto open before 25 dicembre. Non aprire prima del 25 dicembre. Ah, this chapter. Questo sacco deve ritornare da Santa Claus. Cosa servirà, secondo voi? Servirà a mettere i regali. Ah, qui adesso lo dobbiamo spedire a Babbo Natale. Così lui mette tutti i vostri regali qui dentro e la sera della vigilia, quando viene, non deve cercarli uno per uno, ma li ha già tutti pronti dentro il suo sacco. Dentro il vostro sacco, così fa più veloce a consegnare i regali. Grazie.